Ciao ragazzi, io sono Red e finalmente oggi vi porto una recensione di una K47. Era da un po' che non trattavamo questo tipo di piattaforme e sono sempre contento di poter portare qualcosa di nuovo sulla piazza. Di che genere di K47 stiamo parlando? Però una K47 molto, molto particolare, perché quello che mi manca in questo momento è la K47 dalla LCT Airsoft, ovvero l'LCK M47. Tutto fatto in vero legno e acciaio. Questa è una replica nel vero senso della parola, perché è quasi identico all'originale, anzi forse anche un po' meglio, ma ne parliamo dopo la sigla. Di tutte le armi nell'immenso arsenale sovietico, nulla era più remunerativo dell'automat Kalashnikova, modello del 47, più comunemente conosciuto come la K47 o Kalashnikov. Per questa recensione voglio variare un po' le carte in tavola. Vi parlerò come al solito della sua features principale e poi dopo ci muoveremo sugli esterni, per poi muoverci brevemente sugli interni e per poi analizzare veramente molto da vicino la qualità dei materiali e il realismo della replica. Come vi ho detto nell'intro, questo fucile è veramente, ma veramente ben realizzato. Come potete vedere anche semplicemente dai giochi di luce che rimbalzano sul fucile, questo non è un metallaccio del cavolo, è infatti fatto in acciaio. E anche i legni sono fatti veramente in ottima qualità. Guardate tutti gli snodi, mamma mia che bello. Quindi, come vi ho detto all'inizio del video, questo fucile gioca tutto su il realismo. È una copia perfetta dell'originale che ormai siamo stati abituati a vedere in qualunque salsa. Fanno casino e mi tocca sparare come in Sudan. Si scherza. Siamo stati quindi abituati a trovarlo in qualunque salsa, in qualunque tipo di film, videogioco, libro, evento reale. No, si scherza anche lì. Si scherza parecchio lì. Quindi è esattamente la K47 che vediamo e siamo stati abituati a vedere, amare e un po' odiare. Come vi ho già accennato, i materiali di questo fucile sono fatti da Dio, soprattutto perché è vero legno questo e anche questo sul paramano, e vi basta guardare le sfumature del legno su questo affare. Dovrebbe tra l'altro essere legno di noce, non siamo sicuri perché non siamo riusciti a confermarlo, però è veramente fatto benissimo. È stato anche tra l'altro trattato e lavorato perfettamente, è ultra mega liscio e fatto veramente, ma veramente benissimo. Maron signo, che bel. Ma in realtà il punto più importante è l'acciaio di cui è composto il restante corpo del fucile, in quanto è una cosa abbastanza importante, una cosa abbastanza nuova sul parco AK e in generale nel mondo del software, trovare un prodotto che sia fatto interamente in acciaio, in quanto come sapete bene siamo stati abituati, anche per le recensioni che ho fatto io dove alla fine i materiali sono sempre quelli, a trovare dei corpi in metallo del fucile fatti o in zama, quindi insomma nel migliore dei casi in alluminio trattato in vari modi, ma pur sempre alluminio. In questo caso questo è effettivamente a tutti gli effetti, senza ombra di dubbio, acciaio, ed è infatti sturdy as fuck, tradotto duro come la morte e solido come la morte. Tra l'altro l'acciaio è lo stesso materiale di cui è fatta l'arma vera, quindi a maggior ragione dà dei punti al realismo, di cui questo fucile ne ha tipo 180. Ovviamente materiali veri, acciaio vero, legno vero, portano il fucile ad essere un pochino pesantino. Vi dirò, per come è strutturato e sviluppato, io l'ho preso in mano e non ho sentito un peso esagerato. Per esempio il Banff, per citarvene uno, mi era sembrato molto più pesante all'inizio. Questo sarà legno, sarà che lo impugno in una maniera particolare, non mi è dispiaciuto. Per dirvi però quanto pesa, senza tergiversare, sono 3,45 kg. È pesantuccio, ma non è super pesantuccio, perché alla fine se lo prendete non c'è, andate ad attaccare sopra tanta roba, per quanto possiate ovviamente, e tendenzialmente lo usate così un po' soprattutto perché se prendete questa piattaforma normalmente lo usate puritano, così, cioè purista insomma, non andate ad attaccarci altra roba. Non ci andate ad attaccare sopra tanti ninnoli, tanti accessori, perché è lo stile puro della K, è proprio questo qui, è veramente spoglio, grezzo e arrabbiato. Muovendoci adesso sulle leve, i punti d'attacco e tutte le varie particolarità del fucile, vi avvicino a me. Partendo dal fondo, quindi dal culo della K, troviamo ovviamente... Pacca boia, se dura. Ah, è come se fosse appena uscito dalla fabbrica, quindi tutte le cose sono estremamente dure e si vanno ad ammorbidire leggermente col tempo. Non che si vanno a smollare, ma semplicemente ad ammorbidire, perché è letteralmente appena uscito dalla fabbrica in Polonia in cui viene prodotto.
un saluto a Vlad Sparastoria. Partendo dal calcio, lo troviamo ovviamente, come vi ho già fatto vedere, tutto in legno. Troviamo un attacco cinghia ovviamente qui in fondo, ma poi soprattutto, cosa più importante, troviamo questo qui. È uno sportellino che è appoggiato ovviamente sul fondo del calcio. Al cui interno c'è un bossolotto con tutti gli strumenti per fare pulizia e manutenzione della propria arma. Noi ovviamente in questo non lo troviamo, ma bensì troviamo all'interno i cavi, perché la batteria è messa nel calcio, ma ne parleremo negli interni. Proseguendo poi sulla parte centrale del fucile troviamo il nostro selettore da AK, di cui non sono un grandissimo fan perché è abbastanza scomodo, soprattutto quando ci siamo abituati alla piattaforma M4R15, però comunque è estremamente piacevole da usare ed è iper ultra realistico, come potete vedere. Ci sono anche poi le varie scrittine. È veramente duro, quindi va tirato in questa maniera. Vi ricordo che quando è a mezza via state sparando a raffica, invece se lo mettete tutto in fondo è a colpo singolo. E ovviamente tutto su è insicura. Molto molto bello, è fatto veramente bene, è bello duro, bello secco anche il movimento, quindi è veramente molto carino. Il grilletto è il vostro solito grilletto da AK47 ed è anche questo in metallo, quindi bello duro, bello resistente. Unica parte dell'estetica che non mi ha fatto impazzire è l'impugnatura, che però è anch'essa non in plastica di merda ma sempre in bachelite. Però non mi è piaciuto tanto il feeling, per quanto sia fatta benissimo, non si muova, non scricchioli e sia bella fissata, non mi piace, non so spiegare perché, ma non mi piace al tatto, sembra plasticaccia per quanto non lo sia assolutamente. Sul fondo ovviamente troviamo il nostro copri otturatore in quello vero, nel nostro caso qui sotto non c'è assolutamente nulla perché, come vi ho già detto, le batterie le mettiamo nel calcio. C'è semplicemente ovviamente la possibilità di far muovere lo sportellino avanti e indietro per andare a regolare lo pop, il tastino ovviamente funzionante, lo potete andare a rimuovere. Io non lo farò perché all'interno c'è letteralmente nulla che ci interessi. Più avanti troviamo lo sportellino copri otturatore che possiamo andare a tirare indietro, rivelando poi appunto quella parte interna, e possiamo andare a regolare lo pop. Ne parleremo in maniera più approfondita all'interno degli interni. Mamma mia quanto cazzo pesa. Tacca di mira posteriore, che poi vabbè non è poi così posteriore, tra l'altro numerata esattamente come quello vero. Avete anche questo affarino qua che non ho idea di come si chiami, ma vi serve per andare ad alzare appunto l'attacca quando dovete colpire bersagli che sono lontani, quindi lo potete andare ad alzare in questa maniera. Molto molto carina, si blocca perfettamente anch'essa in metallo, è tutto in metallo ragazzi, è fenomenale questo fucile. Qui più avanti, giusto oltre il paramano, troviamo l'altro attacco a cinghia, quindi ce ne abbiamo uno in fondo e poi un altro a 5 settimi del fucile, molto a braccio. Abbiamo ovviamente la canna principale e la camera di recupero del gas. Qui sotto troviamo anche la stina pulisci canna, che infatti si può, vedete, muovere, vi serve per andare a rimuoverla e poi dopo andare a pulire la canna in quello vero. Tacca di mira frontale tipica della K, molto molto carina, sempre tutto in metallo, che potete andare a regolare tra l'altro, quindi potete andare a muovere avanti, indietro e spostarla leggermente per andarvi ad allineare. Muzzle flash. Ti dico muzzle flash. Spegnifiamma anch'esso in metallo, che potete andare a svitare con anche il blocco. Molto molto bello, molto molto carino, è il vostro tipico da AK. Parlando adesso del caricatore, troviamo ovviamente come in tutti gli AK la leva di rilascio del caricatore subito dietro di esso, quindi ci basta tirarla in avanti e alzarlo in questa maniera. La cosa divertente è che normalmente tutte queste repliche iper mega ultra realistiche vanno spesso un pochino a cadere quando si parla dei caricatori, ovvero fai e crei un fucile che è perfetto ma al caricatore tiri via per qualche motivo. Questo non è il caso, questi caricatori sono probabilmente i caricatori più realistici che potete trovare, a parte quelli veri ovviamente, per AK47. Il caricatore è interamente in acciaio, proprio come il fucile, infatti non stona assolutamente, anzi, come potete vedere, i giochi di luce sono gli stessi e il materiale è quello, scusatemi. Ok? È ovviamente un mid cap, quindi non ha la rotellina sotto perché voleva essere e cerca di essere il più realistico possibile. L'altra cosa molto importante e su cui mi sono scontrato spesso quando usavo la piattaforma AK, questo dentino qui, che vi serve per agganciarvi a, cioè serve al caricatore in realtà per agganciarsi all'interno del fucile, è in acciaio, non è in plastica. Non so quanti caricatori da AK ho spaccato perché quando li andate a inserire questo si deve bloccare in questa maniera, e inserendoli male o tirandoli via troppo forte questo si andava a spaccare e dovete buttare via l'intero caricatore. Sostanzialmente ragazzi, questo è un gran pezzo di caricatore, è venduto anche separatamente, quindi potete farvi il set completo e sono veramente ottimi e stanno veramente molto bene con la vostra replica. OK o AK? Prima di muoverci sugli interni, le ultime due parole su quello che molti di voi stanno urlando in questo momento nei commenti. È lager!
La maggior parte degli AK veri hanno veramente pochissimi e a volte nessun logo. Questo rimane fedele all'originale perché segue quella linea lì. Sostanzialmente abbiamo solamente tre loghi principali, di cui uno di questi tre gruppi non è neanche un logo. Il primo ve l'ho già fatto vedere e sono molto banalmente le scrittine in russo che sono state veramente, cioè, incise con un cacciavite qua sopra, che vi indicano se il fucile è insicuro, in colpo singolo o in raffica. Non leggendo il russo per noi è abbastanza inutile. L'altra, e quella più importante perché è anche quella più realistica, è questa, ovvero semplicemente il numero seriale, con anche questo simbolino qui di fianco, quindi ci indica che numero di modello è il fucile. E visto che c'è ovviamente il logo seriale simile a quello vero, non poteva mancare il numero seriale poi ovviamente anche della ditta e casa produttrice. Infatti troviamo poi, eccolo lì. Bene, per quanto riguarda gli esterni non ho ovviamente altro da dire, anche perché vi ho fatto una bella infarinaturona. Quindi per quanto riguarda gli interni non troviamo una situazione peccaminosa come mi sarei aspettato, in quanto questo fucile ci aspettavamo puntasse tutto sugli esterni e sul look e poi poco sull'interno. Sulla carta infatti degli interni molto buoni, abbastanza consistenti e soprattutto che non si vanno a spaccare in niente come la maggior parte degli AK. Spara infatti come un fucile di fascia media alta. L'unico piccolo problema che ha sono ovviamente la mancanza di centraline, quindi come reattività non aspettatevi chissà che cosa, però rimane comunque estremamente valido. Per quanto riguarda invece le caratteristiche interne visibili tra virgolette, il fatto che la batteria sia all'interno del calcio l'ho adorato. Questo non capita spesso, come sapete bene normalmente negli AK o la batteria viene messa qui sotto, quindi dove normalmente troviamo l'otturatore, oppure nel paramano. Nel paramano è una RAM, è la peggior RAM che ci sia, peggio di quello non c'è niente, perché dovete sostanzialmente svitare tutto e le batterie qui dentro non ci stanno perché, come potete vedere, non c'è lo spazio fisico. All'interno di questa camera qui è un pochino meglio, ma è di una macchinosità a far sì che la batteria, che deve essere per forza quella lunga perché deve essere batteria da K, se no non ci stanno quelle normali, stia qui dentro senza che i fili escano, per poi andare a rimettere questa copertura qua sopra, che potreste fare prima prendere il fucile, gettarlo nel lago e comprarvi un M4. Mentre nel calcio molto semplicemente è di una comodità assurda. Vi basterà infatti andare a svitare queste due vitine qua in fondo. Questo vi permette di andare a rimuovere appunto questa copertura che è il culo del calcio, e qui dentro, ricavato scavando il legno del calcio, troverete i cavi a cui attaccare la batteria. Ha una regolazione dello pop un pochino tutta sua, nel senso che è tipica di quello della K. Vi basta andare a muovere questa slittina che vedete sotto il mio anulare e andate a regolare lo pop. Non è molto complicato, dovete ovviamente tenere aperto voi lo sportellino, ma per il resto è una roba abbastanza semplice e soprattutto a vista. Più lo tengo in mano più mi innamoro, quindi penso sia arrivato il momento di passare la parola a il buon War e poi darvi le mie conclusioni finali. Stiamo continuando a recensire della roba che mi fa cacare in generale, ok? Che però è fatta benino. Quindi il mio compito non è darvi pareri soggettivi, ma oggettivi. E oggettivamente questo AK non ha tantissimi problemi. Perché? Perché in realtà è fatto bene e l'LCT lavora bene, lavora davvero da Dio. Lei stessa si dichiara una manufattrice migliore, ok? Di quelli che fanno l'arma vera. E su alcune cose ha ragione, tranne che per qualche difettuccio di progettazione che non so perché non sono riusciti a sanare. Ad esempio il difetto più grande, che poi sono piccolezze, ma io sono qui per dirvele. Andando a tirare indietro l'otturatore, quindi ad armarlo essenzialmente, qui abbiamo la regolazione dello pop. La regolazione dello pop, a differenza degli altri AK, è coperta da una stina che percorre tutto questo spazio dell'otturatore, dove c'è l'espulsione del bossolo, in acciaio, dove scorre lo stesso otturatore. Va benissimo, ti dà molta più resistenza allo sportellino, quindi potete passare le giornate a fare questo movimento, ok? Ma non arrivi col dito a regolare lo pap. Cioè, per regolare lo pap vi serve qualcosa di sufficientemente lungo, tipo un cacciavitino, tipo il mio cazzo lungo e stretto. Quindi vi serve anche un bastoncino, qualche cacatina, per andare a spostare la regolazione dello pop, perché altrimenti il dito non entra. Quindi dico, non ci hanno pensato. L'altra riflessione che vorrei fare
Immagino sono molto da outrage. Buona coccola. Allora, l'impugnatura non mi dispiace, nonostante Red disapprovi, in realtà non ha sbavatura, è fatta bene, sta bene in mano, non mi lamento. Questo è l'unico difetto, davvero non sono riuscito a trovarne un altro, perché è fatto bene, non scricchiola, pesa tantissimo, ma 3,5 kg ci può stare per una piattaforma in acciaio e legno, anzi, in realtà è pochino, però rispetto all'altra piattaforma R15 è molto più pesante. I loghi sono quelli della prima serie, quella lì fabbricata durante la guerra fredda, mi piacciono i loghi sull'attacca di mira, mi piace la laccatura di questo legno che rende tutta questa serie di fucili una diversa dall'altra, perché non troverai mai due AK con le stesse venature del legno, anche perché il legno è effettivamente ricavato da un albero, da un tronco, quindi non può essere uguale a un qualsiasi altro pezzo. Questa cosa mi piace molto, mi piace molto questa replica, ma io e gli AK non andiamo troppo d'accordo. Vi lascio alle conclusioni finali. Bene, siamo quindi arrivati finalmente alle conclusioni finali. Cosa vi posso dire di questo fucile che non vi abbia già detto? Beh, che io, da amante incredibile del realismo e soprattutto da amante degli AK, per quanto tutti quanti mi dicano ah, non hai gli AK, quindi li odi, assolutamente no. Il mio primo fucile da soft air è stato un AK. È stato anche un G36K ed è stato anche un M4, vabbè, comunque è stato tra i miei primi fucili da soft air, va bene? E mi sono innamorato di questa piattaforma anche perché, come tutti, sono stato abituato a vederlo in qualunque tipo di salsa all'interno di qualunque prodotto mediatico. Questo modello è la K più realistico e più bello che io abbia mai avuto il piacere di tenere in mano. Per quanto mi riguarda, supera anche quello della ANL per particolari features. Non voglio dilungarmi più di tanto e ripetere cose che ho già detto, quindi andrò direttamente al sodo. Quando abbiamo parlato e fatto la recensione del 416 e abbiamo paragonato lo Specna Arms con il VFC, vi avevo detto una cosa, ovvero un fucile ben fatto e un fucile ben costruito dove tutto è al suo posto mi fa godere, letteralmente, ed è bello, ed è piacevole da utilizzare, e su questo prodotto si sente il realismo e vi sta in mano e lo riuscite a impugnare e utilizzare come una K Kalashnikov 47. È letteralmente quello, non pretende niente di più, niente di meno, e un fucile così pesante che comunque riesce ad essere imbracciato e utilizzato semplicemente e intuitivamente ci fa capire com'è che questo affare nel mondo vero ovviamente sia utilizzato ovunque. È opportuno fare un disclaimer prima di salutarci. Quando parlo di Kalashnikov e parlo di AK-47 intendo e mi sto riferendo a il modello vero uscito negli anni di cui questa replica fa la copia, per l'appunto. Quindi si parla quindi di anni 50, si parla quasi di guerra fredda, ragazzi, quindi stiamo parlando di questo particolare modello di AK, ovvero la K purista originario, quando l'hanno veramente cacato fuori nel 45, quindi la K degli anni 50. Non ci stiamo paragonando a nessun altro tipo di compagnia, semplicemente stiamo dicendo questo modello qui particolare ci piace un botto e a me fa sboware. Bene, qui da Red è effettivamente tutto. Se siete interessati a sapere qualcosina di più di questo bellissimo prodotto, trovate qui in descrizione il link che vi porta direttamente sul Monopoly Software Shop, nella pagina ovviamente con questo Kalashnikov, il negozio che mi sponsorizza e mi permette di fare questi incredibili video e che ha questo incredibile spazio dove io riesco a girare sempre i miei video. Per chi se lo stesse chiedendo, siamo a Reggio Emilia, e per chi si stesse chiedendo dov'è che può comprare i loro prodotti, esattamente sul link che c'è in descrizione. E visto che oggi è sabato, ci sono 6 incredibili prodotti quasi in sottocosto, potreste trovare proprio quello che stavate cercando, quindi andate a farci un giro e ringraziatemi dopo. Vi ricordo che inoltre in descrizione trovate il fuoco della videocamera che io ho perso e il link dell'Instagram, sia mio che del negozio, quindi veniteci a seguire. Qui da Red è effettivamente tutto e stay hungry!